Per festeggiare i 10 anni dall'apertura, MAD, che come sapete è il centro di arte contemporanea e di residenza d'artista del Comune di Firenze e che costituisce un po' un unicum anche nel panorama cittadino, ha deciso di proporre 5 giorni intensivi dedicati alla propria storia e soprattutto al proprio futuro. Quindi iniziamo mercoledì 23 con un convegno, Cura della Cura, che si articolerà in una giornata, quella del 23, un pomeriggio, sul welfare culturale dalle 14 alle 19.30, che vedrà studiosi e professori di neuroestetica raccontare quanto l'arte impatti sul benessere dei cittadini, l'arte praticata e l'arte fruita. Quindi questi due aspetti, sono anni che noi lavoriamo su questo, abbiamo lavorato anche con l'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento Neurofarma, che è partner di questa iniziativa insieme alla Regione Toscana, e da anni noi abbiamo fatto proprio progetti di ricerca che analizzano e quantificano l'aumento di benessere per le persone che praticano arte o che fruiscono l'arte. Questi 10 anni sono stati un percorso molto appassionante in cui abbiamo voluto aprire un centro assolutamente gratuito, un centro in cui il Comune di Firenze e la Fondazione Muse, con l'appoggio fondamentale di partner quali Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Regione Toscana, hanno potuto quotidianamente offrire una casa agli artisti, una casa per la ricerca che ha contemperato artisti internazionali di grande rilievo, gli grandi artisti che transitano anche sulle biennali di maggior prestigio, e allo stesso tempo anche artisti del territorio che quindi hanno avuto anche occasione di incontro e di crescita. Un'attenzione continua da un lato alla ricerca e alla produzione artistica, secondo un'agenda che segue i grandi temi internazionali, dal postcoloniale alla questione di genere, all'ambiente e sostenibilità con il progetto Riva. Quindi c'è stato un palinsesto che ha cercato di rinnovare continuamente formati che approfondissero in modo estremamente aggiornato rispetto alla filosofia, all'estetica, al criterio dell'agenda internazionale le grandi questioni del presente, quindi un centro realmente contemporaneo anche come approccio, e allo stesso tempo un centro che ha voluto tenere insieme l'alta qualità della ricerca e un luogo speciale per la ricerca degli artisti con il coinvolgimento, l'inclusività e la partecipazione del pubblico. Questo tenere insieme due aspetti che per molti sono un ossimoro, sono inconciliabili, è stata la grande sfida di MAD e io posso dirmi che abbiamo raggiunto risultati importanti su questo. Noi siamo molto contenti di questi 10 anni. 10 anni sono un appuntamento importante nei quali il Murale Art District è diventato una parte, un soggetto fondamentale del panorama artistico e culturale della città, come luogo di rappresentazione, come luogo di creazione, come luogo di incontro, di ricerca, come un elemento nel quale si fa innovazione e si guarda all'arte contemporanea in maniera consapevole, direi. È una cosa di cui Firenze ha molto bisogno, ringrazio Valentina Gensini per il lavoro che ha svolto. Ovviamente quello che vogliamo fare dunque è far crescere questo luogo, che deve diventare anche un luogo nel quale si farà formazione appunto sui mestieri dell'arte. Vogliamo far sì che ci siano degli spazi in cui la contemporaneità si allarga anche e comprende in qualche modo la tradizione, che per la città è così importante. Stiamo lavorando su questi progetti e saranno sia da un punto di vista, diciamo, delle idee, sia da un punto di vista degli investimenti, degli aspetti molto importanti.